Senza acqua non cresce il grano, né la vite, né gli ulivi. Zero pane, zero vino, zero olio. Senza acqua faremmo la fame, oltre che patire la sete. Poiché uno degli aspetti più problematici del cambiamento climatico è proprio la ridotta disponibilità di risorse idriche, appare cruciale la connessione tra clima e produzione alimentare. È in gioco la sopravvivenza della nostra specie. Ma partiamo dai numeri. Un ettaro di frumento produce circa 5 tonnellate di farina, mezzo chilo al metro quadrato. In 8 mesi, tanto dura la coltura del grano, evaporano 5.000 metri cubi d'acqua. Facendo un po' di conti, per un chilo di farina serve una tonnellata d'acqua, per un etto di pasta ne servono 100 litri. E chi mangia tutto questo grano? Soprattutto gli animali d'allevamento. Per ottenere un chilo di manzo, per esempio, ci vogliono 10 kg di farina. La fettina da un etto che mettiamo in padella vale 1000 litri d'acqua. Troppa per il nostro sempre più assetato pianeta. Appare evidente che l'allevamento intensivo di animali da carne gioca un ruolo davvero decisivo in questo delicato meccanismo. Anche perché gli animali producono gas che alterano il clima. Anidride carbonica e metano, ancor più pericoloso per l'effetto serra. Prendiamo le vacche da latte, per esempio. Ogni vacca emette 300 grammi di metano al giorno. Per ogni litro di latte ne vengono emessi 19 grammi, equivalenti a 440 di CO2. Per ottenere un chilo di parmigiano reggiano, il principe dei formaggi, ne servono 16 litri. È come bruciare 3 litri di benzina. Ogni attività umana è potenzialmente pericolosa per il delicato equilibrio del pianeta, nemmeno l'agricoltura sfugge a questa regola. Per questa ragione, per contenere gli effetti del cambiamento climatico e mitigarne la minaccia, è opportuno riflettere su che cosa mangiamo, soprattutto se vogliamo continuare a farlo. Perché, e sarebbe d'accordo anche Noè, siamo tutti sulla stessa barca, vacche, frumento ed esseri umani.